Eccoci qua, Cecilia. Come va? Tutto bene. Tutto bene. Allora, tu sei da pochi giorni, da oggi, sei una... ti sei qualificata bene? Per i campionati italiani Under 18 di Sudoku. Under 18. Arrivata terza. Sei arrivata terza, mica male, Il primo è imbattibile, possiamo dirlo. E dopo gli altri dal secondo in giù siamo persone, sono persone normali. Beh, esseri, sì, abbastanza. Esseri viventi. Ecco, secondo me è bello essere anche tranquilli quando si fanno questi giochi, no? Non diventare matti. Però vedo anche, il primo se la cava così. Sì, è molto bravo. È molto bravo, ma anche, diciamo, non è proprio stressato che deve vincere a tutti i costi. No. Allora, questa è la tua prova. Vedo che. Sì. E tu, è la tua questa, se no? Sì, è il Sudoku classico. Sì. E sono stata l'unica a finire il Sudoku classico. Ah, ecco, perché ci sono tante varianti. A me piace il killer, non so se usi fare anche tu. Sì, ma c'era soltanto nella fase di qualificazione alla finale. Aha. Mentre nella finale c'era questo qua che è classico. Sì. E poi questo Sudoku. Ah, quelli grandissimi vi danno da fare. Sì, che però non sono riuscita a finire. Eh beh, certo, è grandissimo. Sì. Io già ci metto tanto tempo per fare questi qui. Vabbè, comunque tutto corretto, no? Questo, penso. Sì, 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 sì. E vabbè, insomma. È scritto subito a penna? No, ho fatto delle ipotesi a matita. Ah, ok, poi i sì. Perché anch'io uso fare a matita, dopo... Sì. Ok, va bene, va bene. Allora, come ti è piaciuta anche la gara? Sì. Sì, sì, mi è piaciuto molto. Poi a me piace molto fare il Sudoku, quindi... Ah, ok, perché tu ti sei qualificata il giorno prima e sì, poi... Sì, il giorno prima abbiamo fatto la fase di qualificazione, dove c'erano da fare due libretti, uno di Sudoku classici e uno di Sudoku variante. Ah, quindi una decina, quanti schemi? Abbastanza? Sì, una decina. Una decina, hai voglia. Cioè. E dopo, quindi, essendoti qualificata, eri sicuramente settima, mi sembra, eravate in sette? Sì, eravamo sette. Io mi sono qualificata come quinta, però eravamo sette. E beh, dopo però nella finale, sono zac, migliorata. Terza. Benissimo, benissimo, benissimo. E allora però, adesso parleremo un po' di enigmistica. E tu mi hai detto che... Cosa mi avevi detto prima nella nostra chiacchieratina? Che conosci? Sì, sì, conosco i giochi della settimana enigmistica. Sì, però qualcuno no. Sì, infatti quello che andremo a risolvere oggi, quanto chi parla, non lo conoscevo. Non l'hai mai visto. Ecco, volevo presentarti questo gioco, perché nella settimana enigmistica ci sono tanti giochi che hanno la loro pagina fissa, e tanti giochi che sono sparpagliati, non compaiono tutte le volte, magari passano inosservati a qualcuno. Pronto, chi parla? Ecco, adesso intanto lo inquadro alla rovescia, dopo lo metterò dritta. Ecco, ogni tanto compare e sono degli indovinelli. Allora, gli indovinelli sembra che parli di qualcosa, invece parla di un'altra cosa, no? E questo lo sai già, perché mi hai detto che sei già a conoscenza, però pronto chi parla è come se fosse una chiacchierata. Sembra che parlino di qualcuno, di qualcosa, in realtà parlano di un'altra cosa che dobbiamo indovinare. E allora, con calma, ecco, perché non deve essere una cosa stressante mai, l'enigmistica, adesso noi andremo a risolvere l'ultimo. Io ho opportunamente coperto, stracciando un pezzettino di un'altra stima enigmistica, la soluzione. E adesso tu leggerai questa telefonata strana, ecco, pronto chi parla, dov'è qui? Leggerai questa strana telefonata e dopo cercheremo gli indizi per risolvere. Via! Pronto? Tutti sanno che già di mattina presto esce bello bello questo frescone. Eppure tutto profumato, sapessi quanta gente attira, si vede che possiede del grano. Roba d'articolo per il Fatto Quotidiano e persino in versione integrale. Poi alla sera non è più lo stesso, si indurisce nell'animo e allora si mette da parte. È un filone ben noto ormai questo. E nel suo gruppo troviamo anche quella certa Rosetta, una che esibisce la sua treccia e tanti altri tipi strani. Eccoci, allora non so ancora se tu hai qualche indizio, però ecco, parlano del Fatto Quotidiano. Cos'è il Fatto Quotidiano? L'hanno messo... un giornale. È un quotidiano. Quotidiano, Fatto Quotidiano. È un giornale. Parlano di Rosetta, che è un'amica di questi personaggi. Sì. Però tutti questi e tanti altri sono dei riferimenti a un oggetto. Perché sembra che si parli di una persona, ma in realtà probabilmente si parla di un oggetto. E ecco, negli indovinelli di solito funziona così. Parlano di un oggetto. Sì. Adesso tu forse avrai già intuito qualcosa. E forse sì. Hai già trovato? Hai già trovato no, o no, ancora? No, non ancora? Non ancora. Prova. Ecco, allora però... adesso andiamo a leggere con molta calma, cercando quali parole potrebbero essere gli indizi. Allora, okay. Beh, ogni mattina
presto. Già di mattina presto esce bello bello questo frescone. Frescone, frescone è un modo, sì, di dire un po' forse anche dialettale così, però ah, frescone, sì, è un indizio. E poi sì, profumato. Profumato. Poi anche possiede del grano. Possiede del grano, sembra grano nel senso che è molto ricco, no? Sì. Però possiede del grano. Si potrebbe anche intendere il cereale. Sì, brava, 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 brava. Adesso basta che tu dica la soluzione, perché il fatto quotidiano. Il fatto quotidiano vuol dire che è fatto ogni giorno. Brava. E cos'è? Adesso lo sai? Secondo me è il pane. Il pane. E quell'altro nome che avevamo detto dell'amica di loro nell'ultima frase? Rosetta è un tipo di pane. Vedi che ci sono tutti i riferimenti. Adesso se noi leggiamo, prova a leggere e cogliamo tutti i riferimenti. Ok. Pronto, tutti sanno che già di mattina esce. Già di mattina presto esce bello bello questo frescone. Ecco, frescone. Sì, di mattina. Brava. Dopo? Eppure è tutto profumato. Quindi profumato. Pane, sì. Sapessi quanta gente attira, si vede che possiede del grano, perché grano. Il pane è fatto col grano. Benissimo. Roba d'articolo per il fatto quotidiano e persino in versione integrale. Perché è fatto ogni giorno. E c'è anche il pane integrale. Vedi? Poi alla sera non è più lo stesso, si indurisce nell'animo e allora si mette da parte. E il pane si mette da parte per il giorno, sì, dopo. Esatto. È un filone ben noto ormai questo. Il filone di pane. Sì. Si dice il filone di pane. E nel suo gruppo trovi anche quella certa Rosetta, una che esibisce la sua treccia e tanti altri tipi strani. Rosetta è un tipo di pane. Esatto, e quindi il pane. Vedi che l'autore di questi giochi quanti riferimenti riesce a mettere... Ah. Perché noi riuscissimo a trovare la soluzione e l'abbiamo trovata, va bene? Farò i complimenti al mio amico Guido, che forse lui mi sembra che prepari questi tipi di giochi, o se no mi informerò, perché c'erano tanti indizi e quindi è possibile risolvere. Ecco, quindi invito tutti a risolvere anche questo gioco, va bene? Ma anche i Sudoku. Dico bene? Sì, sì. Benissimo, ti faccio ancora i complimenti e adesso, grazie, ti lascio che ci sono presto le premiazioni. Grazie mille. Ciao cara, ciao ciao. Farai vedere i tuoi amici a Torino, eh? Mi raccomando.